Siccome le ultime volte abbiamo dedicato un po' più tempo all'analisi testuale, oggi cominciamo con l'aspetto, per quanto siamo perfettamente in tempo con il programma, oggi dedichiamo la prima parte alla riflessione su Paolo e poi la seconda all'analisi testuale. E per farlo però oggi ci serve spesso la Bibbia o le Bibbie online. Quindi facciamo silenzio, c'è qualche problema? Vabbè, se avete internet in qualsiasi cellulare c'è mille Bibbie a disposizione, quindi non c'è problema. Allora, abbiamo parlato, accennato già l'altra volta all'origine e all'identità ebraica di San Paolo. Lui stesso afferma di appartenere al popolo di Israele, alla tribù di Beniamino, di essere fariseo zelota per legge, l'abbiamo già detto, persecutore o già persecutore dei cristiani, anche se non è sicuro dove sia avvenuta questa persecuzione. Come Paolo diventa cristiano? Non l'avevamo già affrontato questo aspetto, no? Allora, abbiamo detto che quello che Luca riferisce negli Atti dal punto di vista della ricostruzione storica è poco attendibile, in quanto c'è una rielaborazione secondo finalità che appartenevano alla mentalità e agli interessi di Luca. Quindi il primo riferimento o la prima fonte a cui possiamo e dobbiamo prendere in esame sono appunto le fonti primarie, che sono gli scritti stessi di Paolo. In particolare prendiamo Prima Corinzi 9:1. Sono tutti riferimenti sporadici, cioè non c'è un passo in cui San Paolo racconta in maniera dettagliata. Anch'io lo uso online, Non sono forse libero io? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro? E non siete voi mia opera nel Signore? Prima Corinzi, siamo di fronte all'attestazione più antica. Abbiamo detto la prima lettera a quelle tessalonicesi, qui siamo ancora molto vicini. Allora, vedete, è un inciso brevissimo. Non ho veduto Gesù, Signore nostro. E qui dovremmo fare un'analisi mettendo in gioco tutte le implicature, il non detto che appartiene al contesto. Ecco perché l'analisi testuale è importante. Che significa quell'espressione? Non sono forse libero io? Sono domande retoriche, ovviamente. Perché Paolo è un uomo libero. Dopo vedremo che questa libertà può essere intesa in molteplici sensi. Era sicuramente per la legge romana era un uomo libero, non era schiavo. Però Paolo, per natura sua, è anche un uomo che vanta una sorta di libertà, innanzitutto in quanto ebreo, nei confronti della legge. Questo è il grande tema che troviamo nella lettera ai Romani. Ma anche in quanto cristiano, poi su questo torneremo più avanti, Paolo è un apostolo sui generis, perché vanta una certa indipendenza anche rispetto agli altri apostoli. Viaggia un po' per conto proprio. Il suo incontro con Gesù avviene in una modalità, ecco perché è messo subito dopo, il suo incontro col Cristo avviene in una modalità che è diversa rispetto a quella degli altri apostoli, che lo hanno conosciuto mentre Gesù era presente storicamente nel mondo. La conoscenza di Paolo è una conoscenza post-pasquale e c'è una doppia anomalia, che appartiene non alle apparizioni di Gesù nel periodo fra la risurrezione e l'ascensione, ma è una conoscenza di Cristo post-pasquale,
post-ascensione, cosa che è unica nel panorama della Chiesa primitiva, perché più e più volte viene ribadito l'interruzione dell'apparizione delle comunicazioni da parte di Gesù dopo la Pentecoste, o meglio, dopo l'ascensione, potremmo dire con più precisione. Quindi qui sta l'anomalia di Paolo. E il motivo per cui fa questa domanda retorica è proprio legato all'anomalia della sua conoscenza di Cristo. Non ho veduto Gesù Signore nostro, io che sono apostolo, anche se qualcuno lo nega. A Corinto Paolo, vedremo, avrà a che fare con un certo Apollo che gli crea grossi problemi, non accettando il suo ministero apostolico. E Paolo, ecco tutte le implicature, vanta anche una certa libertà non solo nei confronti della legge, ma anche nei confronti degli altri apostoli. Fa a modo suo. E non siete voi mia opera nel Signore, primo riferimento che troviamo. Vedete, uno lì per lì trova soltanto una frase, non ho veduto io Gesù Signore nostro. Cioè, roba di poco. È soltanto facendo una riflessione che va ad analizzare il non detto, ma che è implicito nel testo, mettendo anche in relazione con quello che è vicino, che noi arriviamo ad avere più informazioni di quelle che riusciremo da un'analisi molto superficiale di un versetto come questo. Un secondo riferimento importante che Paolo dà alla sua conversione è sempre nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 8. Lo volete leggere voi? Io l'ho trovato, perché il computer è più semplice. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. È ovvio, si riferisce a Cristo. Adesso io sto estrapolando piccole porzioni di testo, ma sono abbastanza conosciute da poterlo fare, no? Ecco che Paolo ripete la stessa anomalia a cui accennava in maniera implicita nel capitolo precedente, cioè molto prima, siamo all'inizio della lettera ai Corinzi, qui siamo al capitolo 15. Ultimo tra tutti, dopo essere apparso a tutti gli apostoli, apparve anche a me, Gesù, Paolo attesta questo contatto, questa apparizione diretta di Gesù a sé, e Paolo definisce se stesso paragonandosi ad un aborto, che è un'espressione che comporta anche un certo livello di enigmaticità, no? Che intende come un aborto. Dentro ci sono tante implicazioni, potreste anche provarci voi, eh? Qual è l'implicito di questa affermazione? Definire se stesso come un aborto a cui è apparso Cristo? Nato non in modo naturale, secondo i tempi, i modi. Altre idee? Non vivo. Non vivo. Umile di fronte alla grandezza di Dio, in quel modo, cioè io non sono niente di fronte a te che sei grandissimo. Vedete che ricchezza che viene fuori mettendo insieme? Brutto, deforme. Ma è una deformità fisica o di altro tipo? Di altro tipo. Di altro tipo. Questo è un tema su cui Paolo ritornerà spesso, raccontando anche i suoi disturbi fisici, perché ne aveva qualche fastidio, dopo proveremo a vederli, ma soprattutto parlando della propria condizione di peccatore, come uomo nato nel peccato, a cui in maniera indegna, totalmente indegna, Gesù è apparso fuori tempo addirittura rispetto agli altri apostoli. Ecco che ritorno allo stesso tema dell'ultimo, del fuori tempo, ma anche sottolinea una certa differenza fra lui e gli altri apostoli. E un altro riferimento più corposo è nella lettera ai Galati, al capitolo 1, versetti 12-16. Galati 1, 12.
passo importantissimo, perché Paolo poche volte, solo in queste, parla della sua conversione, quindi dobbiamo fare tesoro di questi tre riferimenti piccoli piccoli, proprio cenni molto diversi da quello che Luca racconta, e che vedremo nel racconto di Luca poi vengono presentate anche alcune incongruenze interessanti da analizzare, che forse volontariamente Luca, che era un uomo attento, ha lasciato proprio per far capire che la sua è una rielaborazione, non la cronaca di un avvenimento. Dopo vedremo di che anomalie o incongruenze si tratta. Galati 1, 12, 16. Leggi. Forte, così si sente anche su streaming. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma la rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo, del giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno. Ok, dopo. Allora, anche qui c'è un riferimento un po' più cospicuo alla conversione di Paolo. Uno, la conversione non avviene attraverso una predicazione umana, come invece è stato normale per le chiese e i cristiani convertiti dagli altri apostoli. Non l'ho ricevuto il Vangelo né l'ho imparato da uomini, ma questa buona notizia mi è arrivata per rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, Cristo Gesù stesso ha rivelato a Paolo quello di cui lui è venuto a conoscenza. Poi fa riferimento a un fatto che sicuramente era noto a tutti, che lui un tempo aveva avuto una certa condotta nel giudaismo, una condotta molto negativa, come persecutore, addirittura vengono utilizzati degli aggettivi molto forti, degli avverbi molto forti, come fieramente perseguitassi la Chiesa di Dio. E dunque la traduzione del 2008, come dice, perché quella precedente era e la devastassi addirittura. Cioè, 2008 è cambiato. Fieramente invece di ferocemente, perseguitassi ferocemente la Chiesa di Dio e la devastassi. Altro termine molto forte, Paolo devastatore della Chiesa, oltre che feroce persecutore. Perché la perseguitava? Perché il suo attaccamento al giudaismo, e qui racconta di sé, era superiore a quello della maggior parte dei suoi coetanei e connazionali, dove per connazionali intende gli ebrei appartenenti al popolo ebraico, in quanto era notevolmente accanito. Vedete che utilizza dei termini che appartengono al mondo istintuale e animale, fiere, feroci, accanirsi. Un accanito sostenitore delle tradizioni dei padri. Poi c'è un'avversativa, qualcosa cambia, ma, e riprende un accenno alla conversione. Quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare, ritorno a questa rivelazione personale a me, suo Figlio, perché lo annunciasse a mezzo ai pagani,
subito, senza consultare nessuno, ho iniziato la nuova missione. Questi pochi riferimenti alla conversione. Vedete, è molto meno dettagliata della narrazione che poi magari la prendiamo pure, che fa Luca. La preoccupazione di Paolo nell'argomentare, nel trattare la sua conversione, vuole provare la sua indipendenza dal fattore umano, libertà, e qui in particolare in questo passo dei Galati sottolinea che la sua è una rivelazione da parte di Dio, che si è compiaciuto di lui di rivelargli il contenuto della bella notizia, che è Gesù Cristo. Quindi indipendenza dal fattore umano, non è stato convertito dalle belle parole di altri apostoli, ma da Gesù stesso dopo l'ascensione, e in particolare la sua indipendenza e libertà dall'autorità di Gerusalemme, altro tema che poi tornerà, che molto spesso di Paolo noi non percepiamo, però Paolo è stato così. Il racconto di Luca, al contrario, è molto dettagliato, dicevo, no? Sulla via di Damasco non c'è il cavallo, ma è la rappresentazione di Caravaggio, no? E Luca racconta la conversione in tre versioni diverse. E già questo, perché raccontarla tre volte? E nelle tre versioni, io adesso vi posso dare i riferimenti, che sono 9, 3, 19, 22, 6, 21 e 26, 12, 18, dove Luca arricchisce l'episodio di discorsi in prima persona, come se fosse proprio una cronaca, una romanzata, in cui vengono riportati virgolettati di quello che dice Paolo, di quello che dice Cristo. E le discrepanze più grosse le troviamo fra il secondo e il terzo racconto, dove in Atti 22:9, scusate, tra il primo e il secondo e il terzo racconto insieme, in 22:9 e 26:14 i compagni di Paolo vedono la luce che abbaglia Paolo, ma non sentono nessuna voce. E la voce diceva a Paolo nella prima versione: Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Qui potremmo fare una riflessione molto, molto lunga, che è una riflessione implicita anche qui di tipo ecclesiologico. In realtà Paolo non perseguitava Cristo, che era già stato crocifisso ed era risorto, ma Paolo perseguitava la Chiesa. Notate che Luca, usando quell'espressione, che Paolo non riferisce mai in nessuna delle lettere di che cosa aveva sentito con esattezza, in realtà fa un'elaborazione teologica, pone un principio di identità fra il Cristo crocifisso e risorto e i suoi seguaci, la Chiesa. Perseguitare la Chiesa equivale a perseguitare Cristo, perché dove c'è la Chiesa c'è Cristo. Sarà la riflessione successiva che Paolo farà, sempre nella lettera, in tanti passi, nella lettera ai Corinzi soprattutto, mi sentirei di dire. Completa nel mio corpo ciò che manca. Sì, sì. Quindi il suo corpo, il corpo di Cristo, c'è già, sì, anche questa intenzione, non sbaglio. L'altra differenza è che in 9:7, il primo dei tre racconti che Luca fa, invece quelli che viaggiano con Paolo non vedono niente, ma sentono la voce. Allora qui ci domandiamo perché Paolo ha riportato tre versioni diverse, con una discrepanza così grossa, lui che dal punto di vista relazionale era molto attento. Anche qui potremmo fare delle supposizioni. Dietro questo fatto magari c'è un messaggio al lettore: guarda che non ti sto semplicemente raccontando una storia, perché ti presento delle discrepanze, ma riporto tradizioni o versioni diverse che a me sono arrivate. Quello che ha messo a cuore è il significato di quello che è successo, non come è avvenuto. E quello che conta, un altro passo
importante che non abbiamo letto è sempre nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, nei versetti dal 3 all'11. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, e qui rifà la preistoria rispetto alla sua storia. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti, tema che già avevamo incontrato nella prima lettera di Tessalonicesi, dopo ci ritorneremo. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ecco che ci viene spiegato che significa essere aborto. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, perché ha viaggiato e fondato tante chiese. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Una certa indipendenza, ma anche una certa stima e venerazione nei confronti degli altri apostoli. L'apparizione del figlio dell'uomo a lui dopo le apparizioni di Pasqua agli apostoli. Altra nota importante, curiosa, mentre Luca negli Atti fa riferimento al battesimo di Paolo subito dopo la conversione, una volta che arriva a Damasco, si avvicina alla comunità cristiana, no? Ricordavo degli incontri, i cristiani diciamo un po' pure così, e nel battesimo che acquista la vista, Paolo nemmeno una volta in tutte le lettere fa riferimento al suo battesimo, che non vuol dire che non è stato battezzato, del battesimo ne parla, ma non del suo. Poi qualcuno che si spinge molto oltre, forse anche troppo oltre, gli esegeti, addirittura dice, beh, forse se non lo dice non è stato nemmeno battezzato. Sembra piuttosto strano, no? Perché lo raccomanderebbe agli altri, se lui stesso non l'ha vissuto. E del resto senza battesimo non sarebbe stato accettato dalla Chiesa primitiva. La fine di Paolo. L'ultimo quarto degli Atti è dedicato all'arresto di Paolo, che avviene a Gerusalemme, la sua prigionia lì, e poi a Cesarea Marittima, quindi il processo davanti a Felice e Festo, il trasferimento a Roma, lo potremmo definire il quarto viaggio di Paolo, adesso vi faccio vedere le cartine. Ma il racconto si ferma con la predicazione di Paolo, che secondo Luca a Roma durò per 2 anni. Luca non racconta la morte di Paolo, si ferma con Paolo che predica a Roma per 2 anni. Luca non la narra, ma fa riferimento a questa predicazione nel discorso di addio di Paolo a Mileto, negli Atti al capitolo 20, versetto 25 e 38. Possiamo anche leggerlo, Atti 20, 25 e poi il 38. Quando si congeda da quelli di Mileto, Paolo pronuncia queste parole, secondo la versione di Luca. Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi
a pascere la Chiesa di Dio che egli si è acquistata con il suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. Ed ora vi affido al Signore la parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Detto questo si inginocchiò e con tutti loro e pregò, tutti scoppiarono in gran pianto, gettandosi al collo di Paolo e lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più visto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Pagina molto commovente anche, no? Discorso da Dio, anche duro di Paolo, perché non è che annuncia cose. Ma qui parla di lavoro, mentre prima diceva che invece aveva diritto a mangiare anche. Allora, l'avevamo detto l'altra volta, no? Paolo svolge l'attività che chiama in greco stenopoios, che potremmo definire come costruttore di tende. Secondo due accezioni che ha il termine. Allora, mentre normalmente gli altri apostoli o missionari itineranti della Chiesa primitiva si facevano mantenere dalle comunità, Paolo, ad eccezione di una delle comunità, se non ricordo quale di queste, però solo in una delle tappe del viaggio non ha lavorato. Durante tutte le altre lui si manteneva da solo. E ho ricordato l'altra volta che non vi risulta? Sì, no, quello che abbiamo letto prima del Corinto. Sì, no, quel passo lì è a Mileto. L'addio di Paolo, che è raccontato negli Atti. Sì, no, quello in cui diceva che non lavorava. No. Corinto forse era, se non mi ricordo qual era, cioè c'è una delle comunità in cui Paolo non ha lavorato ma si è fatto mantenere, l'unica eccezione potrebbe essere Corinto, però se volete lo cerco e ve lo confermo la prossima volta, adesso non me lo ricordo sinceramente. Probabilmente è Corinto. E in tutte le altre lui si manteneva a differenza degli altri apostoli o missionari itineranti. E abbiamo detto che una delle chiavi del successo di Paolo è stata proprio la sua attività lavorativa, perché attraverso il lavoro lui incontrava tanti e sfruttava gli incontri di lavoro per propagare e diffondere il messaggio del Vangelo. E sarà lui stesso poi a ricordarlo, no? Anzi, lì facendo, però si capisce che accennando si riferisce al successo di questa modalità di apostolato. Quello che segue lo troviamo in un testo che però non appartiene al Nuovo Testamento, potremmo definirlo apocrifo, che è un testo del secondo secolo, della fine del secondo secolo d.C., che si chiama gli Acta Pauli, molto poco attendibile dal punto di vista storico. Un altro testo importante, un po' invece precedente rispetto agli Acta Pauli, è la prima lettera di Clemente che era vescovo di Roma, dove scrive ai cristiani di Corinto. Cioè, non ve l'avevo letto l'altra volta, vero? Sì, l'avevo già letto. Dove fa accenno alla conclusione della vita di Paolo. La prima lettera di Clemente la trovate tutta online, la tradotta in italiano, gli Acta Pauli la trovate solo in greco e in inglese, in italiano non c'è tradotto, in qualche biblioteca forse anche la potete trovare,
E al capitolo quinto della prima lettera di Clemente, Clemente fa riferimento alla fine di Paolo e dice al versetto 5: per invidia e discordia Paolo mostrò il premio della pazienza per 7 volte, portando catene, esiliando, lapidato, fattosi arando nell'Oriente e nell'Occidente, ebbe la nobile fama della fede. Dopo aver predicato la giustizia a tutto il mondo, giunto al confine dell'Occidente e resa testimonianza davanti all'autorità, lasciò il mondo e raggiunse il luogo santo, divenendo il più grande modello di pazienza. E qui troviamo il riferimento ad una tradizione molto diffusa e ritenuta vera, secondo cui la missione di Paolo non si è fermata a Roma. Anche qui, contenuti impliciti nel testo, perché voi lo avete in fretta. Che significa quando Clemente dice: dopo aver predicato la giustizia a tutto il mondo, giunto al confine dell'Occidente? Sapevate allora? Secondo questa tradizione, che è confermata da Clemente, che comunque è un testo attendibile, molto antico, Paolo non si sarebbe fermato a Roma, ma addirittura sarebbe arrivato in Spagna, avrebbe per primo evangelizzato la Spagna, perché se no non ci avrebbe senso parlare di confini dell'Occidente, no? I confini dell'Occidente li troviamo a Finisterre, oppure alle colonne d'Ercole, sempre in quella zona lì, insomma, in Spagna, penisola iberica, a seconda di come lo intendiamo. Sicuramente non è Roma il confine dell'Occidente. Quindi, secondo questa tradizione, che trovo un riferimento implicito abbastanza chiaro nella prima lettera di Clemente, Paolo non solo sarebbe arrivato a Roma e avrebbe predicato, ma sarebbe addirittura arrivato in Spagna e poi tornato a Roma, dovrebbe aver trovato la morte, secondo la tradizione, nella persecuzione di Nerone successiva all'incendio di Roma, nel 69 d.C. circa. Posso fare una considerazione? Da quello che ho sentito, no, sembrerebbe però che Paolo, prima della conversione, era tipo un po' abbastanza cattivello. Dopo però lui era cambiato proprio, cioè lui amava le persone, quindi c'era un cambiamento. Cioè era cattivo totale. Allora, perché Paolo era un integralista. Allora, gli integralisti. Gli integralisti che caratteristiche hanno? No? Dividono il mondo in categorie. Ci sono i nostri e tutti gli altri. Allora, l'integralista di solito è una persona molto buona e affabile con quelli della sua cerchia, quindi nei confronti degli ebrei osservanti, zeloti quanto alla legge come lui. Paolo probabilmente è una persona non solo amabile, ma anche stimata e ben voluta. Ma in quanto integralista era feroce e bestiale nei confronti di quelli che considerava eretici. In fondo i cristiani perché li perseguitava? Perché li considerava ebrei eretici. Ho detto una cosa, scusate. Cioè, come si può spiegare da un punto di vista nazionale, no? Se lui ci ha avuto una conversione, no? Questa luce accecante, poi lui è stato capace, no? Anche se non ha ascoltato, diciamo, gli insegnamenti di Gesù, no? Di elaborare una teoria che de fatto, no, cioè la teoria pratica, no? Di Gesù, che rispetto a quello che ha detto Gesù, complessa, molto complessa. Cioè questo si spiega, ragionalmente si spiega un po' male con col fatto che lui si è stato accecato così, cioè Dio può fare tutto. Premesso questo, però obiettivamente era uno che ci vuole un po' di tempo per arrivare a formulare delle cose così profonde come lui. Se non aveva sentito gli apostoli che conoscevano Gesù, in pochissimo tempo sembrerebbe che lui è riuscito a raggiungere tutta questa conoscenza così approfondita.
me lo puoi spiegare? Ci provo. Allora, il primo, c'è, intuisco una valutazione erronea, non un errore nell'affermazione. Non dimenticate che prima vengono le lettere cronologicamente e poi i Vangeli. Perché se noi non partiamo da questa asserzione qui, rischiamo di cadere fuori strada. I Vangeli in fondo sono una semplificazione rispetto alle lettere, che sono un messaggio più antico. E nei Vangeli c'è una sintesi di quello che circolava, fatta dopo le lettere. Quindi questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Paolo come arriva a quella conoscenza? Allora, da persecutore, come persecutore avrà più e più volte, suppongo, interrogato, perché di un processo si trattava, i seguaci di Cristo. E questa è una forma di conoscenza straordinaria che noi a volte sottovalutiamo. Un giudice quante cose sa sulla vita delle persone che gli si presentano davanti, che a volte persino chi ci vive a fianco ignora, su quello che muove le decisioni, le scelte, sui contenuti. E siccome lui doveva condannarli o li condannare in base ai contenuti della loro professione di fede, è ovvio che in più e più occasioni avrà sentito riferito dai primi cristiani qual era il contenuto del loro credo, quel credo che lui aveva rifiutato come eretico inizialmente. Poi accolto in una comunità, sicuramente, noi sappiamo che per tre anni viaggia in Arabia, no? C'è un periodo buio che gli atti non coprono e lui non racconta, cioè gli atti ci dicono che dopo la conversione va in Arabia, no? Questo termine così. E sicuramente lì c'erano comunità cristiane. Paolo ha fatto 3 anni, anche se non ci viene raccontato, di incontri post conversione, in cui ha incontrato, conosciuto, approfondito, riflettuto, viaggiando tra queste comunità. Quindi ha un livello di conoscenza, perché ha raccolto più e più voci, per certi versi addirittura superiore a quello degli apostoli, che hanno sì incontrato Cristo, ma forse sono attenuti alla loro percezione di singoli. Mentre Paolo, che non l'ha storicamente incontrato, ha fatto un'operazione di sintesi simile a quella di Luca, perché il Vangelo di Luca offre più dettagli rispetto a Marco, che presumibilmente, anche con mille pinze, sarebbe un testimone oculare. Perché la conoscenza che io acquisisco mettendo insieme più voce, più pezzi, per quanto possa sembrare strano, è superiore a quella di chi ha avuto sì la conoscenza indiretta, ma condizionata dalla propria percezione e dalla propria sicurezza, forse anche. Quindi il livello di elaborazione delle lettere di Paolo è dovuto un po' alla sua formazione prima, no? Era già teologo e ha riletto teologicamente quello che lui ha raccolto e conosciuto da queste comunità cristiane primitive. Quindi, tornando indietro, diamo per attendibile questa, siamo consapevoli che c'è questa ipotesi che Paolo sia arrivato fino in Spagna come evangelizzatore, e anche questo negherebbe l'idea tutta di Luca, della cittadinanza romana, del processo a Roma, no? Perché questo se ne va girando molto liberamente. E arriva comunque a Roma, dove non sappiamo se la morte sia legata al processo oppure legata alla controffensiva anticristiana di Nerone, che ho detto 64 dopo Cristo, però non troviamo riscontri in nessun testo. Allora, la cronologia l'avevamo vista.
conoscere le cartine. I viaggi nell'epoca di Paolo, la distanza veniva coperta a piedi, possiamo presumere che abbia camminato a piedi la maggior parte delle volte quando non era in nave, per distanze che avvenivano fra punti di sosta lontani, distanti circa 20-30 km da uno dall'altro. Che se qualcuno aveva fatto il cammino di Santiago, un pellegrinaggio a piedi è la distanza media delle tappe dei pellegrinaggi, ancora oggi la distanza che un essere umano riesce a camminare con un po' di allenamento in un giorno, senza ammazzarsi, diciamo. Nell'antichità erano grandi camminatori. Mio nonno abitava a Cingoli, c'aveva i parenti ad Ancona e andava a trovare a piedi. Parlo degli anni 50, non non c'aveva la bicicletta, andava a piedi, ovviamente. Quindi è improbabile che Paolo viaggiasse su un mezzo o su un carro, non ne troviamo nessuna menzione nelle lettere. E quando viaggia, si viaggiava in nave, e ricordiamo però che nel mondo antico le navi nel periodo invernale non camminavano, quindi verosimilmente da novembre fino a marzo il mare non c'era navi, perché era molto, molto pericoloso. Cioè, in Francia c'erano anche l'estate, figuratevi, l'inverno. E Paolo fa una citazione delle circostanze avverse che gli tocca superare, famosissima, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 11, versetto 25-27. Seconda Corinzi 11, 25-27. Tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato. Tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Descrizione niente male, altro che giornata missionaria mondiale. Cioè veramente qui troviamo lo spirito del missionario che ha attraversato non solo le difficoltà fisiche, ma forse la parte emotivamente più dolorosa, anche che si percepisce anche nelle lettere, è proprio il tradimento, l'ipocrisia da parte di chi faceva finta di accogliere e loro invece tramava contro di lui. Allora, è impossibile armonizzare il percorso tracciato negli atti e quello a cui fa riferimento Paolo nelle lettere è molto frammentario, il percorso da ricostruzione verosimile è molto difficile. Non viaggia mai da solo Paolo, tutti i viaggi vengono fatti in compagnia di altre persone. In tutto nelle lettere troviamo i nomi di circa 50 collaboratori missionari che hanno viaggiato con Paolo. In particolare Timoteo, Silas e Barnaba, Sila. Poi c'è una coppia di sposi molto importante, Aquila e Priscilla, diventati anche patroni delle famiglie. Notate che anche qui c'è una stranezza, noi nel calendario dei Santi diciamo Aquila e Priscilla, San Paolo quando li nomina sempre al contrario, Priscilla o Prisca e Aquila, che era una stranezza nel mondo antico, perché quasi mai una donna veniva nominata prima del marito, invece Paolo la nomina sempre per prima. E anche qui possiamo affidarci a delle inferenze o supposizioni o all'implicito del testo, no? Perché nominare prima Priscilla di Aquila?
sarà convertita forse prima? È ancora più importante. Si intuisce dalle citazioni che fa che la vera forza trainante della coppia era Prisca o Priscilla. E quindi la prima collaboratrice fra i due era lei e non Aquila. Quindi sarà convertita per prima. Non sappiamo se in termini cronologici, capito? Ma a livello di impegno c'è un impegno che si percepisce tra le righe sicuramente superiore in lei che non nel marito. E questa è notata una coppia molto importante, perché è una coppia di sposi missionari, fanno missionari insieme a Paolo. Entrambi erano fabbricanti di tende fatte di pelle come Paolo, non tende fatte di stoffa, termine, ricordate, no? Schenopoios significa o lavoratore di pelli fini o fabbricatore di tende, ma le tende dei beduini che non sono fatte di stoffa ma pelli cucite, che non so se rendete conto che significa cucire a mano, non c'era le macchine da cucire la pelle, che bagno aveva avuto Paolo. Fai buchi col punterone e poi si passa. Sì. Immaginare i calzolari fino a una volta, sì. Paolo, abbiamo detto, si mantiene da solo, il lavoro è occasione di evangelizzazione e di incontri missionari, fondate le chiese e le affida a personaggi locali o altri missionari. Alcune caratteristiche di Paolo. Non troviamo una descrizione fisica, non che sia indispensabile. Se qualcuno di voi però è curioso, adesso io la potrei anche leggere, ma vi cito la sintesi. Negli Acta Pauli, questo testo della fine del secondo secolo, al capitolo 3, versetti 2 e 3, c'è una breve descrizione di Paolo come un uomo basso, piuttosto tozzo, quindi difficile da contenere, ce lo immaginiamo, o viene rappresentato abitualmente, no? questo bel cavaliere con la spada, no? Era un calzolaro basso e tozzo con le mani probabilmente sformate dal lavoro. Volete che ve lo leggo? Forse era anche per quello che non affetto. Basso, tozzo e turco? È bruttino, sì. Allora, Paolo lo definisce così. Tutti e due videro Paolo che arrivava, un uomo basso di statura, con la testa pelata e le gambe incurvate. Con un portamento nonostante tutto nobile e con le sopracciglia che si incontravano il naso tipo Frida Kahlo, non so se qualcuno di voi sono presenti, il naso piccolo che si sporgeva di poco, ma comunque un uomo pieno di gentilezza. E sì, c'erano tutte le statuette dei sacerdoti. Sì. Cioè, del resto, se Paolo veniva dalla Siria, andava Siria o Cilicia, insomma, siamo lì, la conformazione delle fattezze è quella, insomma, un monociglio basso, torso con le gambe corte, tipo giocatore di calcio. Gambe curve, probabilmente anche quello dovuto al lavoro, no? Perché comunque teneste tende pallottolate. Allora, però al di là, questa è una nota di colore rodata, però che prendetela per quello che è. Negli Acta Pauli magari non sapevate che esistessero, potrebbe essere una lettura interessante. Non so se c'era la traduzione, non l'ho trovata in italiano la traduzione, quindi. No, non bisognerebbe cercare meglio, ce l'avevo in inglese e ho fatto che prende lei in inglese, perché l'ho tradotta dall'inglese adesso. Ma non vuole sapere, c'è un po' di chiesa? No.
ti mancava solo no, questo. Non ecco, Caravaggio era molto idealizzato. No, per giovane si vede lei. Allora, però al di là della persona e dell'aspetto fisico, Paolo era un uomo dalla coscienza molto profonda, di cui troviamo, adesso vedo qualche pennellata a modo artista su Paolo, e questo però lo troviamo nelle sue lettere. Nella seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 1, guardiamo i versetti 12-14, seconda Corinzi 1, 12-14. E qui abbiamo una percezione della sensibilità di Paolo. Seconda Corinzi 1, 12-14. Questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità e sincerità che vengono da Dio. Questa è la traduzione, voi avete quella del 2008, questa è quella precedente del 74. La dovrei cambiare sito per selezionare, però è uguale. Com'è l'altra traduzione? No, questa però è internazionale. Ah, ok, vabbè, leggiamo lo stesso. No, cioè, di questo mi vanto, di coscienza posso dire che a questo mondo mi sono comportato verso di voi con. Però nel 2008? Sempre noi? In plurale. Allora, ci prendiamo il dubbio e vediamo com'è in greco. Ah, no, abbiamo detto la 2 Corinzi 1:12. Allora, in greco è al plurale. Sì. C'è il testo greco sotto? No, io volevo controllare il greco. No, quando uno c'ha un dubbio del genere, l'unica cosa è andare alla fonte. E poi lì trovate, purtroppo... Alla fonte ci vuole andare che sa il greco? No. Vabbè, quello sì, però ricordatevi che esiste, adesso ve lo faccio anche vedere, così, anche l'altra volta forse non sì, quello con la traduzione. Esatto. Traslitterato, però no, c'è la traduzione letterale, parola per parola, però. Quindi già da lì uno, poi vediamo se si collega. Io ho trovato proprio stasera, guardavo una pubblicazione per libri, tra cui le lettere del Paolo, a cura di Reggi, non so se la conosce, la Bibbia, no, dove c'è no. Il testo greco, la traduzione letterale e poi quella in terminale dipende quanto uno deve approfondire. Vabbè, penso che sia un testo sì, interessante sicuramente. Nessun segnale. Allora, fa mille manovre per collegarlo, vabbè, comunque poi lo farò vedere la traduzione.
coscienza. Bisogna chiedersi uno cercatore perché ho collegato lì e mi è saltato il monitor. Quindi... No, no, man mano che vedi i versetti, adesso non riesco più a cercarli io. Un'altra caratteristica di Paolo è la sua il livello di sopportazione di fronte alla sofferenza. Sofferenze di vario tipo, le abbiamo sentite, fisiche, la nudità, il freddo, ma anche emotive, no? Il tradimento, l'incomprensione, la persecuzione. Sia nella lettera ai Galati che nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo sottolinea poi quello della malattia o della fragilità proprio fisica che lui si portava dietro come un tema centrale. Ci avevamo fatto riferimento prima, no? Nella lettera ai Galati, il capitolo 6, versetto 17, parla dei segni di Gesù. Se non volete trovarlo, Galati 6, 17. Se qualcuno lo legge? Vabbè, anche interconfessionale. Dice, d'ora innanzi nessuno aumenti le mie difficoltà, perché appartengo a Gesù e le cicatrici che porto nel mio corpo ne sono la prova. Allora, parla di cicatrici che porto nel corpo. Il termine greco per cicatrice è stigmata. Il che non vuol dire che c'aveva le stigmate, a che si sarebbe riferito? Forse le cicatrici delle lapidazioni e delle frustate potrebbe essere. Nella traduzione è, però non dobbiamo interpretarlo come le stigmate del Padre Pio, secondo me non è molto corretto averlo tradotto stigma, perché stigmate in stigmata in greco significa cicatrice. Riporta come uno dei primi stigmatizzati della storia della Chiesa, perché poi non traduce, sì. Mette una parola greca. Nella nota dice le cicatrici dei cattivi trattamenti sopportati per il Cristo. Ecco, già c'è un senso. Cioè, forse in qualche film gli avranno pure attribuito le stigmate, non so, è probabile. Però sicuramente, per come il testo greco, lui intendeva nel senso di cicatrici, no? Posso fare una, sì, una riflessione? Prima parlavi pure del processo, ma non è sicuro che lo sì. Ma non è che anche lì ci cioè, sia un po' non il compiacimento, ma la ricerca di dimostrare che l'Apostolo ha subito gli stessi passaggi della passione di Cristo. Lettura interessante, sì. Specialmente fatta da parte di Luca, che ce l'aveva questo vizio come strategia narrativa. Basti pensare alla lapidazione di Stefano, no? Che racconta Luca negli Atti. Cioè è tutta una sequenza che ricalca pari pari la passione di Cristo. Quindi lo stesso carico applicato a Paolo porta a un processo, no? Cioè la lapidazione, anche se più dilazionato nel tempo, però porta ad un'identificazione maggiore con Cristo. Per quanto, se proprio avesse voluto, però avrebbe dovuto anche raccontarne la morte. Invece Paolo si ferma col saluto a Mileto. Luca si ferma col saluto a Mileto. Cioè, allora, quindi di queste stigmate o cicatrici, però lui le chiama cicatrici di Cristo, no? Quindi attribuisce le sofferenze, il trattamento ricevuto alla sua fede. Poi un altro passo famosissimo, la spina nella carne, no? Probabilmente la conoscete, di cui parla Paolo, Galati 6,17. Avete sentito mai il passo in cui Paolo, poi l'abbiamo letto di recente. No, 17 era questo. Scusate, in Seconda Corinzi 12, versetto 7 dovrebbe essere. Sette. Con una scheggia nel corpo. Ho visto la traduzione. La scheggia. Anche la traduzione, quindi non lo so. Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne,
un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarli perché io non vada in superbia. E è strana la traduzione interconfessionale, di solito non fa questo, perché il termine scolops è spina, non è scheggia. No, non capisco perché ha tradotto scheggia, forse perché la spina si toglie e invece la scheggia rimane lì. E questa è una sofferenza a cui Paolo fa riferimento, no? Che si porta dietro per tutta la vita e che ha ricevuto le interpretazioni più disparate, no? Alcune anche astruse a volte, potete divertirvi andandole a cercare. Dove? Cercate su Google, la spina della carne, e trovate gli articoli che cercano di interpretare qualcuno, una sofferenza fisica, spirituale, trauma, una disfunzione, qualcosa che riguarda l'affettività, sono molteplici interpretazioni. Sì, prima però, la spina, la sua collera, dalle lettere però non sembra un tipo collerico. Perché prendeva molti commenti. 50 compagni di viaggio. Poi in più occasioni Paolo ricorda la sua sofferenza ma anche la sua capacità di sopportazione e fa proprio dei cataloghi a volte di queste sofferenze che lui sopporta e collega sempre la sofferenza al patimento di Cristo, no? Come un modo per sentirsi più vicino a lui. E proprio dalla lettura di Paolo delle sue sofferenze, vista la luce delle sofferenze di Cristo, nasce anche quel modo per cui la Chiesa interpreta a volte, no? O invita a vivere e interpretare la sofferenza. Le prospettive che Paolo adotta. Riflette in maniera critica sull'attività dei missionari, in particolare su altri missionari che sono andati prima di lui, non facendosi scrupolo di criticarne l'attività. Paolo più e più volte fa appello alla memoria come caratteristica, cioè ricordare quelli che ci sono stati prima di lui e dai quali comunque ha ricevuto, o la comunità ha ricevuto, il dono della fede. In particolare ricorda la sua attività missionaria in Macedonia e l'abbiamo letto, no? Nella lettera, all'inizio della prima lettera dei Tessalonicesi c'è una sorta di memoria comunicativa, cioè il fare insieme memoria alla comunità di Tessalonica di quello che hanno vissuto insieme, un aspetto che ritorna spesso nel partendo, ma come noi che abbiamo vissuto tutto questo insieme, e poi da lì parte il messaggio. Altra caratteristica è la sua libertà, ci abbiamo già fatto accenno. Paolo sottolinea più volte la sua indipendenza da qualsiasi altra autorità umana, compresi gli altri apostoli, la sua umanità, però, questa libertà però rimane la libertà che è ancorata nella sua appartenenza a Cristo. E sottolinea un particolare tema ricorrente nella lettera ai Romani, la sua libertà rispetto alla legge e alle prescrizioni farisaiche della legge. E questa libertà, per contro, trova un limite nel fatto che Paolo si definisce come schiavo di Cristo, l'espressione che utilizza più volte, no? Cioè l'unica appartenenza, o la sua è una libertà totale che serve per appartenere e legarsi e farsi schiavo dell'unico che vale la pena avere come limite, che è Cristo. Paolo è anche un uomo profondamente consapevole di se stesso.
dei propri limiti, del proprio carattere. E un'altra caratteristica del linguaggio e dell'espressione che Paolo utilizza è quella della corporeità. Utilizza spesso termini legati all'anatomia, proprio alle parti del corpo, alle sensazioni fisiche, corporee, l'abbiamo detto anche nelle vicissitudini, no? Lapidato, frustato, patito il freddo, la fame, la nudità, l'umidità, tutte quelle cose lì. E i paragoni legati al corpo diventano centrali anche nella sua teologia. Cristo capo, le membra, quel linguaggio legato al corpo è qualcosa che è una caratteristica molto forte di Paolo, compresa, no, abbiamo sentito l'elencazione delle sue sofferenze, la spina nella carne, carnalità e corporeità di Paolo. Che poi si sofferma particolarmente sulla sofferenza e sulla malattia. Allora, detto questo, dalla prossima volta, se non riesco a far vedere, dopo cercheremo la sorta, facciamo un escurso sui tre viaggi missionari di Paolo e sul quarto viaggio, che è quello che lo porta a Roma e continui in Spagna e poi di nuovo a Roma, giusto per vedere sulle cartine come si è mosso. Grosso modo proviamo a ritornare sui propri passi, con qualche aggiunta. Vedete che è un viaggio che la maggior parte delle volte è circolare. E cominceremo dalla prossima volta invece ad addentrarci più in profondità nella prima lettera ai Tessalonicesi. Poi dedicheremo mano a mano circa due incontri, quando sono più lunghe, tre, a ciascuna delle lettere. Riprendiamo dopo la prossima volta l'analisi testuale, approfondendo il discorso sui contenuti impliciti, che vedrete è molto importante, perché avete visto la maggior parte delle riflessioni che noi facciamo nasce proprio da un approfondimento di quello che è detto, ma che è implicito nel testo, che uno da una lettura superficiale non trarrebbe. Per cui è indispensabile dotarsi di questi strumenti che ci permettono di andare più a fondo insieme nel testo. Noi facciamo anche qualche esperimento insieme. Allora, io vi lascerei anche qui, perché adesso comincia un altro argomento, sarebbe troppo, e ci vediamo il prossimo.